Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo in effetti le tempistiche medie per vendere una casa in Italia. Quali sono e in effetti come vengono ripartite? Ci vediamo dopo la sigla. Prima di vedere in effetti quelle che sono le tempistiche medie in Italia di vendita, analizziamo un attimino quello che è l'aspetto che va a gestire le tempistiche medie. Le tempistiche medie di vendita vengono giustamente riportate da dati ed analisi fatti da immobiliare.it, la fonte per la quale in effetti dopo vi dirò tutti i dati. Oggi in effetti questa media viene scaturita da tutti gli immobili messi in vendita e venduti, chi ha venduto in un mese, chi ha venduto in 6 mesi, e giustamente non andiamo ad entrare nel dettaglio del motivo per la quale uno ha venduto in un mese e l'altro in 6 mesi o un anno. Diciamo che in effetti in Italia, soprattutto nelle grandi città, la media di vendita è molto, ma molto sfalsata. Ma questo perché accade? In effetti è molto semplice, te lo spiego subito, anche se ti anticipo che la prima classificata è Milano con tempo record di vendita, che sono 2,7 mesi. Come anticipato, in effetti tra le grandi città italiane ci sono divari temporali per i tempi medi di vendita, ma solo e semplice per un motivo. In effetti, il cambiamento demografico e l'assenza magari di grandi università in alcune delle nostre regioni italiane permette di dare un cambiamento a quello che è il tempo medio di vendita, oltre ad essere influenzato magari da vendite private e da agenzie immobiliari. Verificato qual è il motivo dei cambiamenti delle medie di vendita tra le grandi regioni italiane, adesso è il momento di iscriverti al canale, attivare la campanella se non l'hai già fatto e vedere la classifica. Partiamo subito con Milano, come avevamo detto, 2,7 mesi, Bologna 3,3 mesi, Firenze anch'essa con 3,3 mesi, Roma 3,4 mesi, Napoli 3,5 mesi, Verona 3,7 mesi, Torino 4,1 mesi, Catania 4,4 mesi, Palermo 4,5 mesi, Genova 4,5 mesi, Venezia 4,9 mesi e Bari infine con 5,5 mesi. Questa in effetti classifica è stata riportata da immobiliare.it come fonte. Quindi, se vuoi sempre essere aggiornato sul mercato immobiliare, o devi vendere casa e vuoi garantirti una media ancora più bassa, contattaci per una consulenza e analizza quella che è la nostra playlist consigli utili per vendere casa. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!